Carlo, tutto bene? Sì, alla grande! Bella lì! Allora, lì, stiamo facendo un girettino io e Carlo sul Guglielmo. Carlo non è mai venuto, vi facciamo vedere un trailerino. Sta tirando il collo in salita e via! Dopo, appena siamo con un po' di sole, vediamo i panorami. Croce di Marone, abbiamo fatto il nostro primo step, siamo sui 1000 metri e adesso dobbiamo andare in cima là in alto. Fai anche un salutino Carlo, dai. Via, bella raga. Oggi è una giornata bella, siamo partiti da Trucca che inizia che c'era il nuvoloso proprio pieno, invece qua abbiamo il bel tempo, bene dai. A dopo. Ciao. C'è andata di fortuna che abbiamo trovato una cosa che è abbastanza rara, Carletto, in montagna, cioè siamo a 1600 e sotto di noi c'è il panettone su tutta la pianura padana, ovunque c'è nuvolo, ma con nuvole basse, e noi abbiamo, sembra che ci si può camminare sopra, è tutta neve, fa un pochino più scura. Bellissimo, mai visto, prima volta. Adesso saliamo ancora un po', magari si vede ancora meglio. Fantastico. Bello Carlo, eh? Bella. Bella Ale. Yeah. Spettacolo. Non te l'aspettavi, eh? Un spettacolo così, no? Neanch'io, mai visto. Non ho mai... Adesso andiamo a vedere sopra là. C'è il nostro punto di riferimento, perché vediamo se abbiamo ancora batteria, andiamo su al Redentore e se no, quando siamo di là, andiamo giù dalla montagna, entriamo nel bosco e andiamo a fare il sentiero. Super spettacolo oggi, non ce l'aspettavamo, nessuno si immaginava di avere un trail così panoramico, azzurro qua e sembra di essere in pratica come se sotto stanno sciando con la neve, invece sono tutte nuvole. Bene Carlo, e Carlo se la sta facendo tutta in eco. No, adesso è MTG, ho fatto due tacche, però vediamo dove arriviamo. Che stavo andando. Thank you.
cascina, però magari non so come ci si va. Ecco, magari ci sono dei rilancini, Forse ci sono dei rilancini, visto che hai detto che sei spento. Puttaniga! Il jolly l'ho giocato, sì. Ah. Erano questi i rilancini. Wow! No, che cretino. Te l'ho detto che c'erano dei rilanci. Questo va anche con... È molto tecnico in alcuni punti. E cos'è il rumore? Le foglie perché non si vedono bene. Cos'era il rumore metallico? Mio che è proprio dentro. Un jolly l'ho già giocato. Che senso? Io all'inizio non ci sono trovato, anch'io mi sono trovato. Ma hai detto occhio Ale, ma non me lo ricordavo più. Bravo Carlo, orco zio! Sì. Faccia stare anche attenti che non ti arrivi un ramo dentro una ruota. No, bisogna stare attenti che non ti arriva il ramo nella ruota. Sì. E qua non tocca, qua tutto trae. Tutto trae sotto controllo. E via. Grande Carlo. Non so come si chiama, cascina della Corte. In pratica hanno costruito... Mi sembra che è un bivacco però, eh.
però no, non è un bivacco, non si può fermarsi. Non saprei, Carlo. Ma ti manca acqua, Carlo? Vuoi acqua? No, no, ce l'ho. Ancora un po'. Porco Dio. Oh, non lo conosco, Carlo, non lo so cos'è. Non l'ho mai fatto. No, è tanto tutta discesa. Qualsiasi cosa incontriamo. Cazzo, che roba wild! Bello! Treno da strada! Bello questo taglio, mi è piaciuto! Potrebbe essere. Carlo, ormai siamo in dimensione wild. Prova a guardare. No, dai. No, mi sa di no. Questo. Questo è lo scolo dell'acqua, non c'entra niente qui sentito. Ok, tutti i sassolini. Porco Dio. Che rimbalzata! Che rimbalzata! No. Anche qua, Carlo, guarda qua! Non so dove va, No. Al massimo forse si entra in un pratone. Vabbè. Minchia quanta. Che foglia spazia. Ah sì, si va in casa di quello là, va bene, dai, dritto. Si fa un pezzettino della casa, entriamo in un cortile di uno, mi sembra. Boh.
Ciao. Occhio perché non vorrei che ghiacciato, Carlo. Allora, giro terminato. Bella. Siamo nuovamente bella al lì, furgone. Bella. Montagne che regalano uno spettacolo, rosse e rosa, non so che colore sono, arancio. Adesso andiamo a mangiarci. Discesa tecnica di bestia, bella, tosta. Fetta di torta, Carlo? Sì, fettina di torta, qualcosa di caldo e si rientra. Bella lì. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.